Buonaventura Margadonna, presidente del consorzio Ski Pass Alto Sangro. Insomma, questa stagione sciistica è partita forse con un po' di ritardo per mancanza di neve, per le temperature alte, però qual è la previsione per questo fine anno e per poi il ponte dell'Epifania? Siamo partiti con delle temperature alte, ora stiamo recuperando e abbiamo aperto tre quarti del comprensorio grazie all'innevamento, anche se il veterano della Remogna, il direttore del castello, aveva già aperto facendo miracoli, poi susseguirsi con Pizzalto e per arrivare oggi alla giornata di oggi anche Pardello è riuscito a aprire la metà della stazione grazie alla capacità e al potenziamento degli impianti di innevamento. E noi abbiamo tutto esaurito da informazioni dei nostri albergatori e quindi diciamo oggi alla data odierna siamo in condizioni eccellenti, sperando che questa perturbazione almeno del freddo persiste in modo tale da trattenere anche nel dopo Capodanno. Ecco, lei è un esperto anche di valanghe, le temperature alte chiaramente pongono l'accento su questa problematica a livello diciamo, nazionale ma anche nella nostra regione. Che cosa ci può dire al riguardo, se ci sono pericoli e magari qualche consiglio da dare all'utenza? Le condizioni attuali non ci danno tanta pericolosità in funzione delle precipitazioni nevose che non ci sono state abbastanza, però la cosa che raccomando a tutti è quello di seguire alla lettera le informazioni dei vari bollettini divulgati sia per quanto riguarda il meteo sia per quanto riguarda nelle stazioni sciistiche o meno. La cosa più importante da tenere presente, come le ultime disgrazie, se ben si è noto a tutti, che sono state provocate da persone che sono scivolate sul ghiaccio, perché avendo questo rialzo delle temperature successivamente la notte rigela, quindi si possono verificare delle placche di ghiaccio anche in trasparenza che non si riescono a notare sui sassi. Io ritengo che la montagna, nel rispetto della montagna, deve essere presa come uno sport, sia che si chiami sci, che si chiama escursione in montagna, ma fatto con molta diligenza. Le presunzioni bisogna metterle da parte.